Amici di Tasteropoli, bentornati! La rubrica delle news da Eber Di Marti. Allora, oggi andiamo a, innanzitutto, proporvi un nuovo gioiellino, ma questo è nella seconda parte della rubrica news, ma vogliamo ricordare che Tasteropoli sta diventando sempre più grande grazie a voi, 2.400 utenti in quasi 2 mesi e mezzo. E non solo, stiamo stringendo collaborazioni con altre ditte che credono nel nostro lavoro, di comunque poter far vedere qualche video, far dar qualche spiegazione dei prodotti a 360 gradi. E questo è quello che fa la differenza di Tasteropoli con tutti gli altri, magari gli altri gruppi o le altre cose che ci sono su internet. Perché? Proprio perché Eber Di Marti è un po' pazzo e piace variare, capire, conoscere tastiere, espandere, computer, il discorso comunque è di, essendo un musicista, di scrivere musica, quindi con vari programmi, di poter consigliare qualcosa, proprio perché è la passione che spinge a fare questo e la passione che poi è diventata un lavoro negli anni, perché io faccio il musicista da quando avevo 16 anni, ho cominciato a studiare, quindi mi sono diplomato in conservatorio, ho fatto tantissime cose, ma tante cose ancora bisogna fare, perché non bisogna fermarsi qui. Però questa passione mi ha portato poi a poter fare tante cose, suonare la batteria, suonare le tastiere, e cantare, essere autore di canzoni, quindi essere scritto la SIAE come cantautore, quindi fare tantissime tantissime cose. Oggi non voglio raccontare la mia storia, ma voglio innanzitutto darvi una news che sicuramente andrà a cambiare solamente una copertina di una situazione, cioè Tasteropoli. Noi vogliamo più avanti cambiare il nome, perché Tasteropoli per noi ormai è diventata stretta, cioè non vogliamo solo parlare di tastiere ma di tutto quello che gira attorno alla musica, perché questo è la mia vera passione, e quindi sicuramente il gruppo prenderà un altro nome, anche se ovviamente si parlerà di tutto e si continuerà a parlare le mie grandi passioni, come sono la tastiera, la computer music e tantissime altre cose. Ma oggi andiamo ad esaminare un prodotto di una ditta che si chiama IK Multimedia. L'IK Multimedia è una ditta che ormai conosco da quando ero piccolino, che fa strumenti per musicisti e software per musicisti. Possiamo ricordare il Simple Tank, che è un campionatore che ha praticamente a 16 parti, che ha non so se 4-5 mila suoni per poter far musica, dalla pop alla dance eccetera eccetera, quindi no, ha una libreria sonora immensa, addirittura che si può espandere con i suoni orchestrali eccetera eccetera. Ma non solo questo, ha anche addirittura, adesso sono usciti, è uscito l'expander, quindi sempre loro virtuale per tutti i synth, eccetera eccetera. Ma loro fanno anche prodotti hardware come tastiere, piccole schede audio, fanno anche il discorso dei microfoni, magari che si agganciano USB in maniera velocissima al computer, proprio per il musicista che oggi è sempre in viaggio, perché noi musicisti, parliamoci chiaro, il tempo ne abbiamo sempre molto o molto poco. E allora è proprio per quello che oggi voglio presentarvi l'iRig Duo Pro, che è una piccola scheda audio. Innanzitutto le caratteristiche di questa scheda, la vedete qui dalla videocamera, molto molto piccola, una scheda che può andare sia a batterie che con l'alimentatore, che non è fornito comunque nella confezione, e comunque è uno degli alimentatori standard, quindi non è difficile reperirlo. Poi questa piccola scheda audio gestisce due ingressi simultanei, quindi Canon Jack, che possono essere anche alimentati Phantom, e poi abbiamo altre situazioni. In che senso? Che praticamente noi abbiamo due uscite separate a jack, abbiamo l'uscita per la cuffia con il direct monitoring, poi abbiamo anche il discorso che ho visto qui del MIDI, quindi MIDI out. Allora, voi immaginate, in una scheda così piccola noi abbiamo tutta questa possibilità, ma qual è la grande possibilità di questa scheda? Non solo di poter essere attaccata ad un comune computer, che possa essere PC o Mac, ma questa scheda viene fornita con i cavi per poterla attaccare, abbiamo detto, al PC e al Mac, ma anche il cavo per attaccarla direttamente all'iPhone, ok? E direttamente il cavo, i due cavi MIDI per gli in e per gli out. Perché dico questa cosa? Perché molta gente nel forum mi ha chiesto anche come magari io faccio registrare no, con il video della telecamera e un audio molto buono quando suona e canto.
E proprio questa qui, ecco, il K multimedia viene in aiuto proprio in questa cosa qui, nel senso che io prendo le mie uscite del mixer, il mixer out, lo mando direttamente negli ingressi separati left e right della scheda e poi l'aggancio all'iPhone. L'iPhone la riconosce in automatico. Allora, ricordiamo che questa scheda è sia per iPhone che per Android, ma avendo Android una maggior latenza sui dispositivi, io non me la sento proprio di consigliarla per gli utenti Android, anche perché non mi sono mai trovato bene con questi telefonini a livello di applicazioni musicali, proprio perché c'è questa latenza e questa malgestione di queste periferiche esterne. Ovviamente su Apple la fa da padroni, quindi sull'iPhone viene riconosciuta in real time senza driver e una volta agganciata la scheda al telefonino, se te apri il programmino per registrare, in automatico lui prende la fonte direttamente da questi due segnali. Se invece fai un video, anche lì il video lo fa con la camera dell'iPhone e l'audio lo prende da questa scheda. Allora, per noi è sì, perché una scheda che è stata provata, abbiamo registrato molte canzoni di quelle che avete sentito con questa scheda qui, il segnale è veramente qualitativo per una scheda così piccola e dai costi contenuti, mi pare 200 euro e qualcosa, quindi non si parla di assurdità, ma è una scheda che è questa la particolarità, che può essere agganciata non solo al PC, al Mac, ma anche all'iPhone, all'iPad e a qualsiasi dispositivo Android. Questa è una nostra nuova, diciamo, piccola recensione di questa scheda. Noi vi salutiamo e vi ricordiamo, seguiteci e ricordate che la forza del canale non sono io che sto qui dietro la telecamera e parlo di prodotti, perché questa è una mia passione, ma siete voi che guardate me, siete voi che invitate amici, siete voi che aiutate a far crescere questo canale, perché questo canale diventerà uno dei canali più grandi. Grazie ancora e un saluto da Eber Di Marti. Ciao!